alla grande. Mi sta divertendo un casino! Oggi ho la luna di traverso, quindi andrà tutto bene. Ok, se finiamo oggi siamo a posto. Una bella giornata e si fumano tanto le gomme. Fino adesso tutto bene. Vinciamo con onore, evviva la gnocca! Carichi come non mai! E dai, adesso stiamo partendo, anche vada bene anche questa, boh. Divertiamoci! Sono il nonno del gruppo! Vai. Il drifting lo facciamo da 8 a 80 anni. Ottimo. Io ne ho qualcuno meno, Riccardo da 0 a 100, come ogni anno siamo qui all'evento epico delle rally delle sette curve, un rally abbastanza goliardico, un drift show più che altro, dove ci vede in sette curve, sette tornanti a divertirci col pubblico. La prima sessione è andata bene, il tempo era abbastanza incerto, ma comunque sia ci si è divertiti, le gomme tenevano bene, l'auto ha retto bene, il pubblico c'era, ci stava. Ciao, sono Stefano. Oggi ci stiamo divertendo al sette curve qua a Valmorea.
la sessione è andata veramente bene, ci stiamo divertendo un mondo come tutti gli anni. Ciao, grazie. Dai, è andata molto bene e dai, ci stiamo divertendo un botto. Il mio nome è Nikita, ho 15 anni, sono un maschio perché molti mi confondono per una femmina. E comunque, no dai, molto divertente. Scusa, ma sei una tipa? No, piacere, no, Stefano. Sono un maschio, mi dispiace. Ah, ostre. Grande Niki, è un grande questo ragazzo. Giovane, ma veramente un grande talento per il drift. Una buona promessa. Una buona promessa. Vabbè. Ci auguriamo che diventi, speriamo, il nostro orgoglio di noi vecchietti, vedi? Abbiamo il ciuffetto bianco noi, vedi? Lui invece è giovane e scattante, bravo. Grazie. Speriamo di divertirci. Devi mettere l'occhiale da figo. Siamo qui a Rally delle Sette Curve quest'anno. Bel evento, cosa dice Stefano? Dico che anche quest'anno è una bellissima dimostrazione di civiltà da parte dei piloti. Grazie a tutti. 4, 3, 2, 1, go! Arriva su in cima. Sono stanco. Mi sono divertito. Non so abbastanza, 7, ce ne volevano 10 di curva, non 7. Una volta all'anno, grazie all'impegno di tutti, è possibile trovarci per questa manifestazione che ormai è entrata nel calendario delle manifestazioni anche dell'amministrazione comunale, se vogliamo, perché poi le autorizzazioni competono all'amministrazione comunale. Quindi dobbiamo ringraziare prima di tutto gli organizzatori che si prestano e preparano la manifestazione, ma soprattutto ai nostri driver, ai piloti che vengono qui a sgommare e a fumare, far fumare gomme per il loro piacere e per il piacere anche del pubblico che è sempre molto numeroso. Daremo un ricordo della giornata a tutti i piloti che hanno partecipato in segno di ringraziamento.
Thank you.